Abbronzatissima. Sotto i raggi del sole. Ma non gli rimuovi tutto un bagnone. Abbracciata con te. Non è possibile. È ancora agosto. È la fine di agosto, ma è ancora agosto. Non è possibile. Non è possibile. No. Gruppo Mamme, buongiorno. No! Avete sentito che vogliono aprire le scuole a ottobre perché dicono che a settembre fa ancora caldo? A questo punto mi viene da pensare che il ministro dell'istruzione non c'ha figli. Non ci credo, è ripartito l'incubo. Ma sarebbe a dire ottobre che qua dobbiamo aprire la scuola pure ad agosto, dobbiamo mettere la carta dai banchi a mare, alla secca. No, quale secca? L'acqua alta dove non si appieda. Chi c'ha l'elenco dell'attrezzatura scolastica? Mi sto sentendo male, non mi sto sentendo bene. Se dicono che fa caldo, così come mettono i termosifoni, mettessero pure i condizionatori. Apriamo subito queste scuole che io mi voglio vedere forum in Santa Pace. Mio figlio c'ha già lo streptococco, ha detto che non vedo l'ora di infettarvi tutti. Perché questo dolore atroce? Comunque se posso, ho un'idea pazzesca per iniziare l'anno nuovo al meglio. Quale? Il regalo alle maestre per l'inizio del nuovo anno. Signora, io mi sono tenuto a casa 3 mesi mio figlio. A me chi me lo fa il regalo? Come si toglie la SIM? Come si toglie la SIM? Ditemi come si toglie la SIM! Sapete l'apertura delle scuole di quest'anno? Vorrei arrivare almeno 20 minuti prima per poter fare le pose per corteggiare i vostri mariti. A me stamattina è arrivata la prima notifica del registro elettronico. Mamma! Che è successo? Mamma! La mamma non ci sta sentendo bene, eh? Posso fare qualcosa per te, mamma? Sì, diplomati. Oppure dammi un lanciafiamme. Ma non che rimuerta te lo gruppo mamme.